Studio 7, in collaborazione con Sport e Piceno Game, presenta l'intervista di Pietro. Benvenuto allo speciale dedicato alla radio nella scuola. Abbiamo ospite Achille De Santis e la prima cosa, la domanda più semplice intanto, ci puoi descrivere che cos'è questo progetto e come si sviluppa? Sì, allora il progetto è nato insieme all'ARI, associazione in seno all'ARI, Associazione Radioamatori Italiani. È stata un'iniziativa di un gruppo denominato Team Nucleo, è stato nominato successivamente così. Siamo un gruppo di pochissime persone, però molto determinate, agguerrite, ognuno con le specifiche conoscenze nell'ambito scolastico. Io in particolare sono ingegnere elettronico, specialista di telecomunicazioni e ci sono altre persone e ho insegnato naturalmente nelle scuole tecniche per tutta la vita, diciamo, ho insegnato nelle scuole tecniche, negli istituti tecnici industriali. E altre persone che fanno parte del gruppo più o meno hanno le stesse caratteristiche. C'è chi si interessa di divulgazione, di giornalismo, chi si interessa di scrivere, di fare divulgazione scrivendo articoli e che vengono poi pubblicati sul nostro sito che si chiama appunto la radio nelle scuole. www.radionellescuole.eu l'indirizzo di posta elettronica raggiungibile da tutti e quello che abbiamo fatto ultimamente è una serie di attività che abbiamo messo insieme e che sono orientate alle scuole, diciamo, di ogni ordine e grado. Proprio ieri avevo preso contatto, sono stato contattato da uno studente universitario e oggi provvederò a metterlo in contatto a mia volta, farò da tramite, da trade union, lo metterò in contatto con una università per la preparazione della tesi, di una tesi che riguarda le radiosonde meteorologiche in particolare. Tra le cose che abbiamo fatto, che sono visibili sul sito, ci sono per esempio i progetti che riguardano, la Stazione Spaziale Internazionale, la famosa ISS, oppure la radiocaccia, tra parentesi, non c'è niente di cruento in questo nome. Come pensava qualcuno, la radiocaccia è semplicemente una specie di gioco che mette insieme, diciamo, gioco e tecnica che serve per trovare dei trasmettitori nascosti, quindi può essere sviluppato sia nelle scuole dei giovani, dei bambini, degli elementari, fino addirittura alle scuole medie superiori, se vogliamo anche all'università, ma all'università fanno applicazioni di tipo diverso, più chiaramente più complicate, eccetera. Poi ultimamente abbiamo fatto un collegamento con la stazione spaziale Neumayer 3 che sta in Antartide e questo magari ve ne parlerò un po' più diffusamente dopo. Abbiamo fatto un collegamento con il satellite radioamatoriale geostazionario QO100. Non scendo troppo in particolari perché magari tante persone qui non sanno magari di cosa si tratti. In generale dico che è un satellite che ha messo in comunicazione
per la prima volta varie persone sia in Italia e sia all'estero. E poi è stato sfruttato per fare questo collegamento con la stazione spaziale, con la stazione antartica, pardon. Precedentemente era stato fatto un collegamento con la Namibia in Africa, dove ci sono altri ricercatori che stanno studiando il problema del cambiamento climatico, della siccità, eccetera. Quindi sono l'aspetto tecnico, tecnologico che riguarda le telecomunicazioni va insieme ad altri aspetti, come ho detto poc'anzi, cioè l'aspetto, lo studio delle variazioni climatiche e tante altre cose come argomenti collaterali. E quindi c'è, diciamo, l'aspetto multidisciplinare di questo tipo di approccio, diciamo, di progetto, di approccio. Poi l'altro argomento potrebbe essere quello delle radiosonde meteorologiche, come ho detto prima, molto interessante. Io sono stato uno dei promotori di questa attività in Italia, poco conosciuta fino a qualche anno fa. Diciamo, io mi interesso di questo campo specifico, di questo ambito, da più di 10 anni. E abbiamo sviluppato un altro sito che si chiama addirittura radiosonde.eu, che viene visitato addirittura anche dai militari delle stazioni aerologiche italiane e anche dalle stazioni gestite da civili, tipo l'ARPA, la cosiddetta azienda regionale di protezione ambientale. Poi vabbè, c'è il discorso generale sull'uso della radio, cioè sul radioascolto, che abbraccia naturalmente un grande campo di azione, l'ascolto di tutte le frequenze radio ammesse partendo dalle onde lunghe fino alle microonde, così, tanto per non scendere troppo nello specifico. Poi c'è un settore molto interessante gestito da giornalisti professionisti, che la radio e storia. La radio storia mette insieme naturalmente tutto quello che magari possiamo immaginare, la storia collegata alla radio o la radio nella storia, con particolare riguardo pure per gli eventi bellici, i documenti storici e quant'altro. E poi ci sono altri settori molto specifici, tipo per esempio l'argomento dei vortici elettromagnetici, che sono ancora oggetto di studio, è un argomento molto nuovo, gestito dal professor Fabrizio Tamburini di Venezia. Stanno studiando applicazioni particolari su, diciamo, le radiocomunicazioni in ambito telefonico, quindi lo sviluppo delle nuove tecnologie sull'ambito telefonico. Quindi diciamo che gli argomenti grosso modo sono questi qui. Sul sito potete trovare moltissimi documenti ormai già sviluppati o ancora da sviluppare. E i risultati di tutte queste attività naturalmente poi fanno capo all'Associazione Radioamatori Italiani in particolare, ma abbiamo contatti anche con altre
con altre entità, con altre associazioni, tra cui, ripeto, molti ricercatori, diciamo, lo possiamo anche dire, anche scienziati, ricercatori in vari ambiti che riguardino sempre o che siano collegati con l'aspetto delle radiocomunicazioni. Questo è, diciamo, in generale quello che siamo riusciti a fare, che abbiamo già fatto e che continuiamo a fare. Sarete ospiti alla fiera, tra domani sarete ospiti alla fiera di Pescara, con sì. Che cosa si svolgerà in quella giornata? A questo punto parliamo un sì. pochettino della giornata, così dedichiamo anche lo spazio all'evento, perché è imminente. Sì, allora io partecipo da anni alla Mostra Mercato di Pescara, che è un evento, se non sbaglio, alla 56esima edizione, quindi risale a qualche lustro fa. Ha cambiato la sede, diciamo, è stata cambiata più volte, sempre migliorando, e quindi siamo arrivati a questo evento che si svolge nella sede della Fiera di Pescara, poco lontano dall'aeroporto, nella zona dell'aeroporto. Le sedi sono state cambiate più volte, partendo dalla prima sede proprio nel centro di Pescara, Salone Borsa Merci, fino ad arrivare alla Fiera Adriatica, poi tornate indietro, Montesibano, Città Sant'Angelo, eccetera. Quindi è un grande evento, diciamo, per gli addetti del settore, in particolare per gli animatori, per tutti gli appassionati di elettronica e telecomunicazioni, radiocomunicazioni. Domenica sarò presente a Pescara e parlerò, tra gli altri eventi che ci saranno, tra gli altri convegni, io parlerò in particolare dell'evento ultimo, l'Onda dell'Antartide, che sarebbe quello di cui ho parlato prima, cioè il collegamento satellitare fatto da varie scuole, poi vi dirò quali sono queste scuole in Italia, collegamento satellitare che è stato fatto con la stazione antartica, dove gli scienziati stanno studiando diciamo le variazioni, diciamo, climatiche in particolare. I ragazzi in Italia, ma lì sono tutte persone specializzate. Vediamo se trovo da qualche parte il... Allora, hanno partecipato in particolare, vi dico, le scuole di Roma, Firenze, Venezia. Da Roma hanno partecipato due scuole, l'Istituto di Istruzione Superiore Biagio Pascal e il Piaget Diaz di Roma, appunto. Poi da Firenze ha partecipato il liceo Alessandro Volta, e da Venezia invece addirittura tre scuole, tra cui la Scuola Militare Navale Morosini, e le altre due, l'Istituto di Istruzione Superiore Marco Polo, dove c'è una sezione del liceo artistico, e l'Istituto Tecnico Carlo Zuccante. Quindi, diciamo, abbiamo coperto un po' tutta l'Italia e il collegamento è stato fatto in sincrono con una, diciamo, magistrale, se vogliamo, difficile gestione anche diciamo, dal punto di vista così della tecnica e delle cose messe in atto. È stata gestita da Venezia, dal nostro gruppo di Venezia. Naturalmente, ripeto, il collegamento è stato fatto in sincrono, significa che
tutte queste scuole erano connesse contemporaneamente, naturalmente parlando una per volta con gli studiosi, con gli scienziati in Antartide, e hanno potuto ascoltare quindi le domande e contemporaneamente le risposte degli scienziati in Antartide. Il collegamento naturalmente si è sviluppato in inglese, lingua internazionale. Quindi diciamo, sono stati diciamo, tra virgolette, costretti anche gli studenti hanno effettuato cioè, questo collegamento con i ricercatori e dall'altra parte i ricercatori, gli scienziati tedeschi hanno risposto in inglese. Agli studenti italiani. Tutto questo naturalmente è stato possibile attraverso il satellite di cui ho parlato prima, un satellite nuovo, geostazionario, che grosso modo è all'altezza di circa 36.000 chilometri sulla verticale, del Qatar. Perciò si chiama QO100 come acronimo di Qatar Oscar 100, il nome che gli è stato dato ufficialmente, quindi abbreviato QO100. E quindi altre scuole già hanno chiesto di partecipare e di rifare, diciamo, questo tipo di manifestazione, cosa che non è molto semplice nemmeno, quindi vedremo di programmare, se non questo, altre attività simili che si possano proporre, diciamo, ed effettuare. Per quanto riguarda Pescara, quindi presenteremo una sintesi di questo evento molto interessante. Molto interessante, che ha riscosso, quindi, a parte l'interesse che ha creato nei partecipanti, ma è molto interessante pure come risposta che abbiamo ottenuto, perché molte altre scuole, molti radioamatori collegati con le scuole del territorio, ci hanno chiesto, diciamo, di effettuarli ancora, di provare, di fare qualche altra cosa di simile. E questo è quello che faremo domenica prossima. Poi, nello stesso tempo, approfitterò e presenterò il progetto in generale della radio nelle scuole, cosiddetto progetto che ormai risale, è stato lanciato nel 2005-2006. Quindi sono passati un po' di anni e questa è la versione, diciamo, 4.0, la radio nelle scuole 4.0. Questo vecchio ormai progetto che un po', diciamo, datato di qualche anno, è stato sviluppato, ampliato, anche con contatti con il Ministero della Pubblica, ex Ministero della Pubblica Istruzione, oggi si chiama solamente Ministero dell'Istruzione, e che porteremo avanti ancora, visto l'interesse che abbiamo riscontrato. Una cosa, in un mondo dove i ragazzi sono cosiddetti di nuova generazione, sono tech, connessi continuamente tra telefonini, smartphone, qualsiasi tecnologia teoricamente dovrebbe essere adeguati, si trovano davanti uno strumento che in realtà ha un'origine molto, molto, molto non digitale, ma è analogica. E poi in realtà loro si connettono e ascoltano la voce, perché diciamo la voce,
Che reazione ha avuto, che avete osservato nei ragazzi, soprattutto quando in cui c'è stato, ad esempio, il collegamento con l'Antartide? Avete riscontrato questa reazione dei ragazzi di fronte a, poi utilizzare l'inglese, vabbè, quello non è un problema, però avete verificato quella sensazione che sensazione avete provato e che sensazione provavano quei ragazzi? Allora, diciamo, sia nelle fasi organizzative, in particolare per le sedi che hanno partecipato direttamente, cioè Venezia, Firenze e Roma, presso gli istituti scolastici, nelle fasi organizzative c'è stato un grande interesse perché i ragazzi hanno potuto toccare con mano le tecnologie, anche nuove e moderne, non solo del passato, cioè le tecnologie analogiche di una volta, ma hanno toccato con mano le tecnologie di oggi. Si sono incuriositi durante, per esempio, il posizionamento del parabola, perché per fare questo collegamento è stato necessario approntare una serie di apparecchiature, tra cui le parabole per la ricezione del satellite, con strumentazione varia, diversa, quindi hanno messo insieme rapidamente un sacco di informazioni, mettendole insieme anche con quello che avevano studiato oppure che non avevano studiato. Hanno visto, cioè hanno avuto una grande spinta perché diciamo con il fare, non solo con lo studiare, con lo studio, con il fare direttamente hanno avuto modo, diciamo, di accelerare le loro conoscenze e quindi sono stati direttamente immersi, diciamo, nelle tecniche usate. Quindi il risultato è stato sicuramente positivo. I ragazzi sono stati molto attenti e entusiasti di questo tipo di lavoro, dove loro stessi hanno detto finalmente vediamo e anche rapidamente siamo stati costretti, immersi in questo tipo di lavoro, di studio, che è una cosa un po' diversa da quello che uno può fare, può studiare soltanto guardando o leggendo sui libri scolastici, voglio dire, non, attenzione, non voglio dire che la scuola non serva a niente, serve, però questo è servito per aumentare l'interesse e la velocità di studio, di lavoro in una giornata o in qualche giornata, compresa l'installazione, la predisposizione di tutte le apparecchiature, i ragazzi hanno visto come si lavora veramente nel campo tecnico. Hanno visto proprio sul campo l'organizzazione del lavoro. E quindi sono stati molto, diciamo, molto contenti, soddisfatti con tutte le difficoltà, con tutte le problematiche, problemi di organizzazione, di tecnica, di collegamenti, di interferenze. Anche quello è stato interessante perché non è cosa facilissima riuscire a fare quello che è stato fatto, soprattutto nell'ambito poi non strettamente operativo, professionale, ma con dei ragazzi che comunque sono stati attentissimi a tutte le indicazioni date dai vari tecnici, ingegneri, professori, eccetera, professori universitari che hanno presentato il problema, ne hanno parlato diffusamente. Quindi finalmente i ragazzi, oltre ad avere un libro davanti, avevano un'attrezzatura davanti, cioè riuscire ad avere del materiale tecnico da poter effettivamente analizzare, verificare, in modo tale da dire ok, io lo studio, ma lo voglio vedere.
In questo caso Sì. voi siete riusciti a portare ciò che in realtà i ragazzi stanno studiando o comunque stanno cercando di imparare, perché la scuola serve per imparare, quindi però la pratica, cioè l'osservazione, è non solo il fatto di vedere un disegno su una foto, sul libro, ma toccarla Sì. materialmente, probabilmente fa crescere questi giovani. Esatto, ma uno dei problemi, per esempio, no? Il problema spicciolo è il problema della cosiddetta latenza, del ritardo, cioè che si nota anche su internet che c'è, noi non lo vediamo, o perlomeno lo vediamo relativamente poco, però con le distanze di cui ho parlato prima, il problema diventa interessante e si evidenzia. Il satellite è a 36.000 km di altezza, quindi praticamente per ricevere anche lo stesso segnale che noi mandiamo sul satellite, il satellite deve ricevere prima il segnale, poi ritrasmetterlo a ritroso e mediamente per andare in Antartide, ecco, faccio un esempio così. Percorre una distanza di circa 50.000 km, 36 dalla parte nostra e dall'altra parte in Antartide, un po' più lontano pure, forse saranno 60-70.000 km, ecco, diciamo così. Quindi il ritardo è di qualche, non tantissimo, però è di qualche millisecondo. E si può cominciare a sentire. E i ragazzi sono stati, diciamo così, hanno commentato questo risultato sperimentale, che loro forse già conoscevano, perché le onde elettromagnetiche viaggiano alla velocità della luce. La velocità della luce è molto alta, no? 30.000 km al secondo. Però ecco, quando le distanze aumentano moltissimo, come in questo caso, qualche cosa, qualche ritardo è normale che ci sia. La cosiddetta latenza, poi alla fine è un dato, e loro hanno analizzato, hanno studiato, si sono divertiti a fare anche dei piccoli conti a ritroso per vedere se corrispondevano con la teoria. Quindi sì. Poi va bene, le risposte dei ricercatori sicuramente hanno creato molto, molto interesse, perché il problema ambientale, cioè, se ne parlava qualcuno, qualche grande scienziato, nemmeno era tanto convinto di questi cambiamenti climatici. Oggi invece lo sappiamo, è una realtà, purtroppo, e bisogna fare qualche cosa per contenere oppure per poter gestire i cambiamenti climatici, come è successo anche in Namibia, dove hanno problemi di approvvigionamento di acqua, eccetera. Un grande problema sia per gli animali, per le piante, per le persone, eccetera. Allora, noi intanto ti ringraziamo per essere stato ospite. E ci hai fatto effettivamente un bel racconto perché, e soprattutto ci potremo vedere a Pescara tra qualche ora, perché ci saremo, probabilmente saremo anche ospite noi. Così chi sarà nella platea potrà ascoltare chi, questo racconto che effettivamente noi abbiamo saputo in anteprima. Saranno tutti felici effettivamente ascoltare questa cosa. Molti rimarranno anche sorpresi perché, e alcuni invece rimarranno comunque già sanno queste cose, quindi sono più interessati a questo settore. A questo punto ci diamo appuntamento, ci fai saluti e ci diamo appuntamento a Pescara. Grazie a voi, arrivederci a Pescara allora il 27 alle ore 12:30 circa per questo incontro. Comunque se venite prima ce ne saranno anche altri di piccoli di mini convegni che possono essere interessanti. Grazie ancora e buona giornata. Studio 7, in collaborazione con Sport e Piceno Game, presenta l'intervista di Pietro.